Allo? Allo, allo, allo? Ah, è lei, signor Juncker. Bentornato. È libera la stanza 3? Certo, a sua disposizione. Te lo chiedo, mia piccola Hilde, perché qualcuno avrebbe potuto precedermi. Ma è tutto libero in autunno. Tanto meglio, allora. Hilde, beviamoci due Obstler. Ehi, perché tanta fretta? Buongiorno. Preferisco iniziarlo come piace a me, questo giorno. Sì, ma hai ragione. No, 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 no. No, no, no. Si ricordi, con me ci deve andare piano. Oh, non sono poi tanto sicuro di questo. Vuole saperlo? Non è affatto il mio tipo. Non sono il tuo tipo? No. Perché? Non rendermi troppo infelice. Uno come lei, chi riuscirebbe a renderla infelice? Sì, hai ragione. Questo è davvero molto difficile. Buongiorno, signor Juncker. Quando lei arriva qui, lo si avverte subito. Salve, signor Thibault. Tutto come al solito. Pranzo servito in camera, una bottiglia e due bicchieri. Sarà fatto. Hilde penserà a tutto. Cosa c'è? Vai, muoviti. Sì, va bene, vado subito. Che pazienza con queste ragazze. C'è stata una chiamata per lei oggi. Ah, non può venire? Non era una donna. Era un uomo che telefonava. Ha chiesto se era qui. Ma se ero venuto qui? Uh-huh. Ha lasciato detto il nome? No, gli ho chiesto chi era, chi voleva, ma lui non ha voluto dire il suo nome. E allora com'è finita? Ho attaccato dicendo che non conoscevo nessuno con quel nome. Molto bene. Comunque ho pensato che era meglio informarla prima che avesse una sorpresa poco piacevole. Ha ragione, sì, io preferisco evitare gli imprevisti. È incredibile, non so davvero chi sia stato a volermi rintracciare qui. Ha detto chiaro il mio nome? Sì, chiarissimo. E nient'altro? No, ha chiesto solo se lei arrivava oggi. Ma non mi convince questa storia. No, è davvero strana. È meglio che faccia sparire la mia macchina. Non sarebbe una cattiva idea. Perché non la mette nel fienile? Devo perfino nascondere la sua macchina. Piccola Hilde, ascolta, la vita è piena di problemi, ma bisogna saperli affrontare. E senza perdersi d'animo, capito? Mi lasci andare, su. Vuol sapere una cosa? Soltanto se è un complimento. Lei è il più grande sfacciato che abbia mai incontrato. Ah, lo spero. Ce l'hai con gli sfacciati? Ma non lo so. Forse possiamo discutere un po' meglio questo argomento. No, per carità, so bene cosa vuol dire. Ah, ma allora è stupendo, così ci risparmieremo i preamboli. Tesoro mio! Buongiorno! Buongiorno! Mi dia le chiavi della macchina, così porterò anche la sua nel fienile. Perché nel fienile? Anche il signor Juncker ha messo la sua macchina nel fienile. Forse ha paura che nevichi stanotte. Ah, finalmente! È
bello averti qui. Hai fatto tardi. Perché? Non ce l'ho fatta a partire prima. Jürgen voleva sapere dove andavo. Jürgen? L'ultima volta avevo detto che ero andata alla biblioteca, ma lui aveva letto sul giornale che era chiusa per restauri e da allora è diventato molto diffidente. E così ti sei spaventata, amore? Avevo quasi rinunciato. Preferivo non venire oggi. Ma cosa ti viene in mente? Volevo rimandare l'incontro. Poi invece ho avuto voglia di vederti. È esattamente quello che amo sentire da te. Senti, perché abbiamo messo le macchine nel fienile? Non ti preoccupare, non so nemmeno io perché. Ha avuto paura, vero? Perché? Ho sentito che qualcuno ha telefonato. Quindi sanno dove si trova. Sì, sembrerebbe. Lui cosa ha detto? Non ti riguarda. Non ha voluto dire nulla. E non si è preoccupato? Ma che, lui è un tipo che non si mette facilmente paura. Sono sposati tutti e due, vero? Ti ho detto che la cosa non ti riguarda. E nemmeno a me. Si tratta di un cliente che affitta una camera in mezzo alla settimana. E il denaro, tutto sommato, mi fa comodo. Vuoi che ti dica una cosa? I nostri incontri sono sempre più belli. E quando sarà il prossimo? Domani? Dopodomani? Giovedì? Giovedì è troppo presto. Troppo presto che significa? Allora va bene. Giovedì. Per me vorrei rivederti subito, senza aspettare. Sei impazzito. Certo, sono pazzo di te, non te ne sei ancora accorta. Herbert, quanto bene mi vuoi? Quanto bene ti voglio? Non lo so. Ah, non lo sai? No. Non so cosa vuol dire. Forse ti spaventa la parola amore? Sì, forse. Andiamo. Signor Thibault. Mi dica, prego. Ha telefonato di nuovo? No, non più. Senta, può darsi che di là ci sia qualcuno che sarebbe meglio evitare. Perché non va a dare un'occhiata a lei stessa? No, non voglio farmi vedere da nessuno. Uh-huh. Usciamo dalla porta di dietro. Sì, va bene. Torneremo giovedì, ma confermerò prima. Bene, arrivederci. Ecco. E gioca. Pensate. Dai, sbrigati. Ora contiamo, avanti. Ecco. Accidenti. Per lei. Grazie tante. Portami la stessa cosa. E perché non me l'ha detto subito? A chi vanno le carte adesso? Prima le hai date tu, adesso toccano a me. Avanti. Ancora. Terza. Stop. Ciao, amore. Ciao. Va pure avanti, io ti seguirò fra poco. Perché? Non mi vieni dietro? Sì, ti raggiungo, ma prima devo giocare un po' agli indiani, capisci? Che matto. Dai, su, parti. Ciao. Ciao.
Questa la prendo io. Si può telefonare qui? Devo chiamare la polizia. Cos'è successo? Non lo so, laggiù vicino al ponte c'è una macchina in moto con le portiere aperte e non c'è nessuno dentro. E per questo vuol chiamare la polizia? La macchina blocca il traffico, può essere pericoloso di notte. È di là. Ma che macchina è? Una marrone, di marca americana. Credo di conoscerla. Ci ha chiamato lei? Sì, sono stato io. Passando ho visto la macchina con il motore e i fari accesi e le portiere aperte. Dentro era vuota. Ho cercato, ho chiamato, ma non si è fatto vivo nessuno. Allora sono andato alla locanda e ho telefonato. Io conosco il proprietario e anche la macchina. Sì? Certo. Sono il gestore di quella locanda laggiù. Quel signore è stato da me poco fa. Si chiama Juncker, di Monaco. Juncker? Sì. Ne è sicuro? Sicurissimo. Spegni un attimo il motore. Allora? Niente. Diamo ancora un'occhiata. Jürgen. Merkel e Platzer stanno cercando lungo la riva. Voi nella barca, andate un po' più giù. Sei tornata? È molto che sei qui? Da circa mezz'ora. Ah, bene. Hai già mangiato qualcosa? Sì, qualcosa. Noi abbiamo mangiato abbastanza presto. Prima delle 7. Vado a prendermi da bere anch'io. Ho la gola secca. Non si sente? Pensavo che si avvertisse. Oggi sono rientrata un po' più tardi. Sì. Volevo dirti che ho incontrato qualcuno. Vuoi dirmi chi era questo qualcuno? No, un conoscente. Ti prego di non continuare. Non mi interessa sapere chi ha incontrato. Scusami. Ma che cosa ti ha preso? Niente. Proprio niente.
Qui c'è qualcosa. Buongiorno, Derek. Buongiorno. Mi dispiace disturbarla così presto, ma lei ha davanti a sé un uomo che non ha dormito neanche un minuto stanotte. Sono molto dispiaciuto per lei. Un morto, buongiorno. Buongiorno, sì, Harry. Buongiorno. Un uomo è affogato nel canale dell'Isar. Sembra relativamente giovane, questo qui. È rimasto molto tempo nell'acqua? Meno di un'ora. Ci sono ferite? No, soltanto strani lividi all'altezza del busto. Suicidio? Lo escludiamo con assoluta certezza. L'uomo non ha mai sofferto di alcuna depressione. Era sano come un pesce, era un tipo allegro e professionalmente realizzato come venditore di auto. Questa è la sua macchina che abbiamo trovato in mezzo alla strada. Aveva le portiere aperte e i fari accesi. Sulla riva ci sono tracce come di cosa trascinata. Cosa dice il procuratore? Sezione omicidi. In questo punto si trovava la macchina e non aveva nessuna ammaccatura, quindi è escluso che si tratti di un incidente. Abbiamo già avuto il rapporto. L'auto si trova a nostra disposizione. Da quella parte si scende verso il canale. Dopo la nevicata di stamattina non troveranno granché. Già. Prego. Ispettore, questa è la signora Junker, la moglie del morto, e suo padre, signor Zeisler. Mi dispiace, signora Junker. La ringrazio. Sarei venuto oggi a parlarle. Cosa suppone sia accaduto qui stanotte? Lei ha un'ipotesi? Vede, mia figlia e io abbiamo riflettuto molto a lungo. E le vorremmo dire che cosa supponiamo. Mio genero era di certo ubriaco e si è fermato qui. Forse per vomitare o per qualcos'altro. Ma si deve essere sporto troppo ed è caduto giù. Suo genero non era ubriaco. Suo marito sapeva nuotare? Sì. Ha perfino insegnato a nuotare i nostri figli. Capisce, questa è l'unica spiegazione che noi abbiamo potuto trovare. Tanto più che la causa della morte è annegamento. L'autopsia deve essere ancora completata. Ma mi è stato detto che non hanno riscontrato nessuna ferita esterna. Aspettiamo il referto medico. Ha un momento a disposizione? La vorrei pregare di seguirci con l'auto. Oh, sì, naturalmente. E questa casa di chi è? Questa è la locanda dove suo genero si è trattenuto per tutta la giornata di ieri. Buongiorno. Accomodatevi lì, prego. Grazie. Sì? Buongiorno, buongiorno, signor Tybald. Buongiorno. Me l'aspettavo, sa, che la polizia sarebbe tornata ad interrogarci. Ah, sì? Devo prepararmi a rispondere a qualche domanda? Noi vorremmo soltanto dare un'occhiata in giro. Sono venuti anche la signora Junker con suo padre. Ho capito. Ma la loro presenza mi mette molto a disagio. Desiderano qualcosa? No, no, io no. Tu forse. Vuoi prendere qualcosa? Un caffè, grazie. Bene, allora ci porti due tazze di caffè. Subito. Venivano irregolarmente, a volte ogni tre giorni, a volte invece ogni due settimane. Abbiamo bisogno del nome della donna. Si chiama Rödar,
Mi telefonava spesso per lasciare qualche comunicazione al signor Juncker, per dirmi che tardava o non poteva venire perché aveva un contrattempo. Röder, e di nome? Elisabeth, l'ho sentito un giorno per puro caso. E sa forse anche il suo indirizzo? No, veramente non lo so. Erano persone molto simpatiche, sempre di buon umore. Soprattutto lui, un tipo che aveva un enorme successo, specialmente con le donne. Ah. Bene, ora parliamo di ieri. Per caso è accaduto qualcosa di diverso dal solito? Qualcosa di diverso? Ah sì, un momento, ecco, c'è stata una telefonata. Un uomo ha chiesto se il signor Juncker era già qui o quando sarebbe venuto. Posso avere un acqua vite? Naturalmente. Un Obstler? Non importa cosa. Porti pure un Obstler. Senta, lui aveva sospetti su chi potesse aver telefonato? No, almeno a me non ha detto niente. Ma ha messo la sua macchina nel fienile? Sì, e io poi ho portato dentro anche l'auto della signora Röder. Naturale. Perché la telefonata lo aveva preoccupato. No, io non me ne sono accorto. Vede, lui si comportava sempre come se la situazione fosse normale. Posso offrire qualcosa ai signori? No, grazie. Prego. Allora, che notizie ha avuto? Ecco, signora Juncker, lei lo sapeva che suo marito si incontrava qui con una donna sposata? Ah, è così? Mm-hmm. Sì, anche ieri. Si sono trattenuti qualche ora. E hanno preso la solita camera. E allora? Cosa pensa lei? Questo fatto è un elemento importante per la sua indagine? Finché non si chiarisce la causa della morte, possiamo pensare anche a un omicidio. Omicidio? Sì. Ha mai sentito il nome Elisabeth Röder? È la donna con la quale lui si incontrava qui? Già. Lei la conosce? La signora Röder? Sì, prego. Buongiorno. Polizia criminale. Conosce un certo signor Juncker? Sì. Herbert Juncker? Sì, perché? Lei è stata insieme a lui l'altro ieri in una locanda vicino al fiume Isar? Locanda al mulino? Perché me lo chiede? Vede, mi dispiace molto, signora Röder. Il signor Juncker è morto. Venga, signore. È stato trovato morto l'altro ieri notte. Un incidente? Forse si è scontrato con un'altra macchina? No, non c'è stato nessuno scontro. La sua automobile è intatta. Lei è tornata in città con la sua macchina? Andavamo sempre ciascuno con la propria auto. Ma l'altro ieri sera, vede, di solito partivamo insieme. Lui mi seguiva e io vedevo i suoi fari fino alla curva perché lui faceva un'altra strada. Ma l'altro ieri sera... È stato diverso? Sì. Lui mi ha detto, va pure avanti. Io gli chiesi perché non mi veniva dietro. Ma lui rispose, come disse, ti raggiungo. Ma prima devo giocare agli indiani. Cosa intendeva dire? Ah, io non lo so. Vede, a volte diceva cose che non si dovevano prendere sul serio. Tutte e due le macchine erano nel fienile? Sì. Dove di solito non stavano? No. Ma quel giorno il signor Juncker fece mettere tutte e due le macchine nel fienile. Ha detto perché? No, io... Ma lei glielo ha chiesto? Ah, sì, gliel'ho chiesto, ma
Lui rideva soltanto. Non ha voluto rispondere alla mia domanda. Lui non le ha nemmeno detto che qualcuno aveva telefonato nel locale e aveva chiesto se il signor Juncker sarebbe venuto nel pomeriggio? Una telefonata? Sì. Lei non l'ha saputo? No. Ma chi può aver telefonato? Nessuno sapeva che noi ci incontravamo laggiù. Lei è sposata, signora Röder? Sì. Ci sono due signori di là che vorrebbero parlare con lei. Due signori? Hanno detto cosa vogliono? Devo chiedere? No, no. Salve, volete parlarmi? Il signor Röder? Sì. Senta, noi siamo della polizia. Lei conosce un certo Herbert Juncker? Juncker. Non potreste aiutarmi un po'? Dovrei conoscerlo? La cosa è un po' imbarazzante. Sa, Juncker è un amico... un amico molto intimo di sua moglie Elizabeth. Cioè lo era perché è morto. Ecco, io non ero sicuro, ma avevo intuito che mia moglie avesse una relazione. E quest'uomo è morto? Sì, è morto. Lei dove si trovava ieri sera tra le 9 e le 10? Non era a casa sua? Ce lo ha detto sua moglie. Non può allontanarsi da qui, dovrebbe venire con noi alla polizia. Alla polizia? Sì, sì, certo, naturalmente. Devo soltanto avvertire, devo chiedere il permesso. Io lavoro come infermiere. Un momento. Mia moglie è al corrente che siete qui? Sì. Quindi andrà lei a prendere i bambini? Li prenderà sua moglie. Scusatemi, prego. Buongiorno, Elizabeth. Sei venuta a prendere i bambini? Sì, Jürgen non poteva. Ha chiesto a me di farlo. Vuoi darmi il cappotto? No, grazie. Accomodati pure. Salve, come va? Ciao, Elizabeth. Sono davvero contenta che sia venuta tu oggi. I bambini stanno giocando, potrebbero rimanere ancora un po'. Fra poco mangeremo, perché non ti fermi anche tu da noi? No, devo andare a casa. Grazie lo stesso. Puoi chiamare i bambini? Mm-hmm. È successo qualcosa? No. Ciao, mammina! Ciao, mamma! Ciao, tesoro. Ma lei si ricorderà dove è stato? Non può dire soltanto sono andato in giro. Ha una macchina? Sì. E preferisce andare a piedi? Sì, lo faccio spesso. Amo camminare di sera. Ne ho bisogno. Mi piace molto l'aria. Posso riflettere mentre cammino. Ma la sera lei non va a prendere i suoi bambini? Vado a passeggio quando i bambini sono a letto. E quando sua moglie è fuori casa? Sì. A volte le capita di rientrare molto tardi. Ha sempre tanto da fare. Frequenta biblioteche, teatri, gallerie. Lo so che sono delle scuse. Da tempo ho capito che molte volte Elizabeth, mia moglie, mente. È questo quello che volete sapere? Bene, lo devo ammettere. Ero quasi sicuro del suo tradimento. Un motivo in più per non rimanere in casa. Penso che possiate capire. L'uomo con il quale sua moglie la tradiva, non lo ha conosciuto? No. Non ha mai cercato di vederlo, oppure di sapere chi fosse? No. È strano. È naturale che si desideri sapere chi ti ha portato via la moglie. Io avevo paura. Paura?
Io avevo paura. Che avrei potuto scusarla. Ora mi dica la seguente frase. Una domanda, il signor Juncker ritorna oggi pomeriggio? Una domanda, il signor Juncker ritorna oggi pomeriggio? Pronto? Con chi parlo, prego? Una domanda. Il signor Juncker ritorna oggi pomeriggio? Come, prego? Che cosa ha detto? Qui Derrick. Ha riconosciuto la voce, signor Tybalt? La voce? Se ho riconosciuto la voce? Veramente non saprei dirlo. Grazie, signor Tybalt. Adesso venga con me. È qui che si incontravano. Sì, venga per favore. Salve, signor Tybalt. Buongiorno. Salve, signori. Sa dirmi se riconosce quest'uomo? È stato qui nel suo locale ieri sera. Ah. Ora mi rendo conto quanto è difficile testimoniare. No, credo proprio di non averlo mai visto in vita mia. Che volevi dirmi? Jürgen, allora gliel'hai detto alla polizia dove sei stato ieri sera? No, non gliel'ho detto. Non hai detto dove sei stato? No. E ti hanno lasciato andare? Sì. Jürgen, dove sei stato? Avanti, dimmelo. L'hai ucciso tu. Perché dici ucciso? Io so solo che è annegato nel canale. Lo hai spinto tu nell'acqua. Non lo conoscevo neanche. Perché avrei dovuto? Non mi hai mai detto niente, Elizabeth. Che cosa c'era di diverso in quell'uomo? Sei stato tu. Sei stato tu. Salve, signor Zeisler. Vi stavamo aspettando. Accomodatevi. Grazie. La polizia, Annelore. Buongiorno, signora. Buongiorno. Signora Juncker. Avete identificato la donna con la quale è stato insieme mio genero? Sì. E allora? Voglio dire, potete dirci qualcosa? Scusa, ma ne dobbiamo parlare adesso. Che tipo di donna è, ispettore? Da lei, purtroppo, non abbiamo saputo molto. Ho detto a mia figlia che non dobbiamo più chiudere gli occhi e far finta di niente come abbiamo fatto finora. Signor Zeisler, non abbiamo in mano ancora niente di sicuro. Ora le darò la mia versione, ispettore.
Ecco, mio genero aveva innumerevoli storie di donne, non solo questa. E con ciò ha reso infelici molte persone. Quindi probabilmente qualcuno si sarà voluto vendicare. Già, questo è possibile. Sì. E quella donna, come si chiama? Signora Redder. È sposata? Sì, lo è. Magari ha anche dei bambini. Sì, ha dei bambini. Vedete, mio genero ha reso infelici tanti esseri umani. Senta, signor Zeisler, siamo venuti qui perché ci occorrono nomi e indirizzi. Sì, abbiamo bisogno di conoscere chi frequentava. Amici, conoscenti, colleghi. Non sentirete dire altro che mio genero era un uomo simpatico, favoloso, un buon amico. E che sapeva sempre vedere il lato positivo della vita. Arrivederci, signor Zeisler. Arrivederci. Io spero di potervi essere stato utile. Ma personalmente ne dubito. La ringraziamo, signor Zeisler. Le sue relazioni, i suoi amici, i conoscenti, i colleghi, tutto questo viene setacciato adesso. E non startene l'impalata. Scusami. Scusami. Bambina. Bambina. Quell'uomo non merita di essere rimpianto. Sali da me a mangiare, ti va? Spaghetti, Harry. Che cosa ne pensi? Bene. È una buona idea. Tanto non c'è nient'altro. Io direi che potremmo condirli con basilico e pomodoro. Non è certo una ricetta originale. Possiamo aggiungere un tocco personale. Sì. Dammi una padella. Se mi dici dove la trovo. È lì in basso. Ah, sì. Harry, la gelosia è davvero una brutta bestia. Io vado. Non hai fatto colazione? Oggi non la faccio. Prendi tu i bambini. Cosa vuoi dire? Che tu non sarai più in condizioni di farlo? Può darsi. Può darsi di sì. Io non farò commenti sul fatto che hai tradito tuo marito, che hai dimenticato di essere una donna sposata, di avere dei figli, di avere una famiglia. Ma la famiglia, Elizabeth, deve salvarsi. Il resto non ha importanza ormai, per nessuno. Mi hai capito? Rispondi, mi hai capito? E se fosse stato Jürgen ad ucciderlo? Quell'uomo è annegato. Buongiorno, signor Röder. Salve. Devo soltanto avvertire che esco. Sì, sì, va bene. Ci sono novità? Abbiamo il risultato dell'autopsia. Allora? È annegato, vero? La aspetteremo qui. Ma dove andiamo? È la stessa strada che lei ha fatto due giorni fa.
Di sera, verso le 9. Penso che sia andata così. Lei guardava attentamente le macchine che le venivano incontro. Da lì è spuntata la macchina di Junker. Voleva immettersi in questa strada, ma lei gli ha bloccato il passo. Eccoci, questo è il posto. Lei è sceso dalla macchina, si è avvicinato all'auto di Junker e gli ha intimato di scendere. Di certo c'è stata una lite, forse una rissa. E a quel punto lei lo ha spinto giù. Prego. Vede, il morto presentava dei lividi molto strani, che naturalmente ci hanno fatto riflettere. Con questo? Con questo lo ha spinto in acqua? Con questo si può sopraffare anche qualcuno che è più forte. Signor Röder, allora? È andata così? No. Non è vero. Vi sbagliate, vi dico. Vi state sbagliando, lo giuro. Speravo di poterlo incastrare. Per un istante l'ho sperato anch'io. Era abbastanza confuso, ma non al punto di confessare. Lo so fin da ieri. Sono stato informato. Me lo ha detto mio figlio stesso. Prepara un caffè per i signori? No! Scusatemi, vi offriremo senz'altro un caffè. Ma adesso cerca di non disturbare e di lasciarci in pace, hai capito? Ti chiamerò io. Va bene. Mia moglie non sa niente. Non immagina ciò che è avvenuto. E se fosse per me, non la metterei al corrente di nulla. Rimarrebbe troppo sconvolta. Lei vive pensando che la nostra sia una famiglia integra. E tuttora lo è. Nonostante questo scandaloso episodio di una moglie che tradisce il marito. Per fortuna, la parentesi è chiusa. Quel mascalzone è morto. Signor Röder, gradiremmo parlare con lei di suo figlio. Sì, mi ha detto che voi lo avete interrogato. Ma come ritenete possibile che possa aver avuto a che fare con la morte di quell'uomo? Lui non c'entra. Ha valide ragioni per escluderlo? Ma l'avete osservato? Da 6 mesi... sua moglie lo tradisce. E mio figlio non dice niente, non fa niente. Lui soffre. Perché questa è la sua natura. Lui non ha preso da me. Certamente non da me. E perciò lei ritiene... È la cosa più assurda che potreste pensare. Posso entrare, caro? Ti avevo detto che ti avrei avvertito. Ti ho forse avvertito. Scusa, ma è pronto il caffè? E allora portaci il caffè. Chi arriva adesso? È venuta Elizabeth. Ci mancava questa. Ciao, Elizabeth. Buonasera, mamma. Vi siete divertiti?
Avete giocato molto? Sì, a domino. Ah, sono contenta. Buongiorno, ispettore. C'è qualche novità? No, non c'è niente di nuovo. Non c'è ragione di fare domande. Vieni, siediti, bevi un caffè con noi, prego. E allora perché siete qui? Non hai sentito? Nessuna domanda. Ci sono i bambini. Posso pretendere che almeno si abbia riguardo per loro. Signor Derrick. Posso farle una domanda? Naturalmente. Che cosa voleva da lui? Da quando suo suocero è al corrente che lei aveva una relazione con il signor Juncker? Da ieri. Glielo ha detto mio marito. Non potrebbe averlo saputo già da tempo? Non lo credo. No, 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 lui... lui mi avrebbe ammazzato. Elizabeth! Mi scusi, adesso devo rientrare. Prego. Hai sentito che ha detto? Lui mi avrebbe ammazzata. Non l'avrebbe fatto per nessuna ragione. Non fa niente che potrebbe sconvolgere la sua famiglia e i bambini. Ora andiamo da Jürgen Röder. Buongiorno, entrate, prego. Grazie. Da quella parte. Ah, sì, di qua. Prego, sedetevi pure. Da quando suo padre è al corrente della relazione di sua moglie con il signor Juncker? Perché non risponde? Da quanto tempo lo sa? Lo sa da... da giorni? Da settimane? Lo sa da 3 settimane. Ma non l'ha saputo ieri? Chi gliel'ha detto? Non lo so. Io non sono stato. Lui venne qui da me, gli aprì la porta e... mi aggredì subito. Allora è vero. E mi chiese se era vero quello che aveva sentito, Elizabeth. Che Elizabeth aveva un amante. Sì. Da quando? Da quando? Da circa 6 mesi. E tu? Non fai niente? Non fai niente? Tu lo accetti così? Cosa posso fare? Non posso fare nulla. Vieni. Cosa si può fare? Dobbiamo riflettere bene. È veramente incredibile questa situazione. Per i bambini nessuna separazione, capito ragazzo? È fuori discussione, dobbiamo pensare a come comportarci. Sta arrivando Elizabeth. Fa finta di niente adesso, come se stessimo parlando d'altro. Ah, Elizabeth. Salve. Salve, come va? Passavo per caso di qui e... Da allora non ho più parlato di questo con mio padre. Ve lo giuro, nemmeno una parola. Se volete sapere altre cose, perché non le chiedete a lui? Bene, stiamo facendo progressi. Sì, se questa è la direzione giusta. Pronto? Buongiorno, signor Röder. Come mai di nuovo qui? Abbiamo ancora qualche domanda da farle. In questo momento non mi fa comodo. Io ho una visita. Mi dispiace, ma dobbiamo lo stesso parlare con lei. Allora entrate. Grazie.
Il signor Zeisler. Vi conoscete? Da 3 settimane, suppongo. Giusto, da 3 settimane. Il signor Zeisler venne a trovarmi. Mi informò di tutto e io gliene sono sinceramente grato. Noi ci siamo trovati subito d'accordo su come comportarci. Anche su come dovevate sbarazzarvi di un problema del genere? Cosa intende dire? Prego, si accomodi. Grazie. Annelore, dobbiamo prima parlare tra noi. Venga, signora Juncker. Mi sono decisa. Lunedì venne da me mio padre. Herbert non c'è, vero? No, mi ha detto che stasera... Non raccontarmi cosa ti ha detto. Sono di nuovo insieme. In questo momento tuo marito ti tradisce con lei. Ma io non lo sopporterò più a lungo e con il suocero di lei farò subito qualcosa. E che cosa avete Devi intenzione di avere una di bella fare? Lezione, così gli passerà... Improvvisamente mi sentì preoccupata. Mio padre era così fuori di sé, come non l'avevo mai visto. Era un inferno per le sue porcherie. Lo so, tu non lo crederai mai, invece noi faremo qualcosa. Conoscevo il suo nome da tempo. Elizabeth Rueder. Sapevo che lei era sposata e dove abitava. Andai a casa sua. Corsi trafelata per le scale e suonai. Parlai con suo marito. Tanta paura che succeda. Gli spiegai tutto. Dobbiamo cercare di trattenerli. Non c'è più tempo da perdere. Andiamo, presto. Dobbiamo raggiungerli. Lei aveva ragione. Anch'io all'improvviso ebbi una tremenda paura. La locanda vicino a Lizar la conoscevo da tempo. Andammo in macchina attraverso il bosco e giù per la via ripida. Ma siete pazzi! Non correrai più dietro le mogli degli altri! Ma aspettate un momento, possiamo chiarire tutto! Sistemeremo noi! Lasciatemi andare! Un bagno freddo ti farà male! Lasciatemi! Smettetela! Aiuto! Otto, che cosa ti ho fatto? Lasciatemi stare! Vi spiegherò tutto! Lasciatemi! Smettetela, aiuto! Otto, smettila, ti prego! Ti prego, Otto, aiuto! Aiuto! Ma cosa fate? Cosa fate? Siete impazziti! Avuto! Aiuto! Porco! Aiuto! Vi prego! Salvatemi! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Aiutatemi! No! No! Annego! All'improvviso vidi la macchina di Herbert in mezzo alla strada. Sono loro! Fermati, papà! Lasciami! Fermatevi! Aiuto! 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 Siete impazziti! Cosa avete fatto? Che cosa avete fatto? Non l'ha forse meritato? Vuoi forse dire che non l'ha meritato? Dove? Si arrampicherà sulla riva da qualche parte. Juncker! Juncker! Poi... non l'ho più visto, ispettore.